Ciao a tutti e ben ritrovati alla quinta e ultima lezione di karate. Oggi iniziamo il riscaldamento con il primo esercizio che vi ho fatto vedere nella prima lezione. Saluto al sole. Ci mettiamo in posizione. E uno. E sarà sostituito da ka e espiro da mi. Mi. E saluto. Ok, continuiamo un po' a scaldarci con un altro esercizio. È un esercizio in movimento che ci permette anche di ripassare le nostre tecniche di difesa, alto, medio e basso. Ci mettiamo in questa posizione, posizione di kamaite, ovvero posizione di guardia. E iniziamo a saltellare. Prima parata, parata alta, spostamento indietro e uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e cambio lato. Adesso con respiro, via, e alla quinta parata
L'esercizio successivo che vi propongo è un ripasso del calcio laterale Yokogiri. Vediamo cosa mi sono inventata. Allora, ho preso due sedie e ho legato la mia cintura all'estremità. Voi potete usare un manico di scopa, una corda e metterla all'altezza giusta. Io in questo caso posso fare questo. Prendete un'altra sedia che ci servirà da appoggio e ci mettiamo in questa posizione. E tiriamo sulla gamba e andiamo senza toccare la corda. E richiamo. Due. E va. Sguardo verso il bersaglio. E richiamo. Così abbiamo imparato a tirare su il ginocchio, che è fondamentale in questa tecnica. Come vi avevo anticipato nello scorso video, adesso andremo avanti nello studio del primo kata. Prima però rivediamo insieme le mosse che abbiamo già imparato. Yoi. Ya, shodan. Yoi. E uno. E vai. Due. E colpisco. E uno. E due, paro. Uno. Mi libero e colpo. E passo con uno, unisco, vado in avanti e andiamo avanti. Uno, paro a mano aperta, due, passo, tre, paro e paro. Mano chiusa stavolta. Uno, passo. Due e paro. Uno, passo e paro e paro alto. E ripeto. Un po' più veloce la prima parte. Uno. Due.
Seconda parte del kata. Siamo arrivati alla terza parata alta. Adesso vi farò vedere la seconda parte del kata, ma verso di voi, per cui voi dovrete continuare lo studio del kata dalla posizione ultima, senza girarvi come me. Lo faccio solo per mostrarvi meglio tutte le mosse. Siamo arrivati a questo punto, quindi parata alta. Adesso armiamo la sinistra sulla spalla destra, uniamo, giriamo e pariamo basso. Poi passo e riarmo la destra sulla spalla sinistra, unisco, vado e passo e armo la mano sinistra sulla spalla destra, unisco. Adesso torniamo indietro e uno e parata bassa. Qui ci sono tre pugni di fila e uno, due, tre e via. Rifacciamo questa parte, quindi sono in questa posizione e armo. Guardo e vado e paro. Tre pugni e uno e due e tre e allora, adesso provo a farvi vedere tutto il kata come dovrebbe essere fatto. Quindi provate a seguirmi. Chiai, ovvero l'urlo. Uno, armo, giro, prima unisco in avanti, poi giro, vediamo se mi vedete, ok, e due, passo, e uno, armo, unisco, giro, e paro. Due, passo e armo e unisco. Torno indietro e piedambarai, parata bassa. Ora tre pugni e uno e due e tre e posizione di partenza. Benissimo. Vi ho fatto vedere quasi tutto il kata, in realtà. Mancano quattro azioni che
non vi ho fatto vedere. Quindi vi aspetto in palestra, almeno potremo finire il primo kata insieme. E mi raccomando, non vi fate male, è stato un piacere potervi insegnare qualche tecnica del karate e ringrazio ancora il comune di Pontassieve per questo bellissimo progetto. Buon allenamento!